si placano le polemiche intorno allo svolgimento della festa della prima domenica di San Calogero ad Agrigento. Lettera dell'Associazione dei Portatori. Gloria Scafè. I festeggiamenti di San Calogero 2020 rimarranno impressi per molto tempo, ma non perché sia avvenuto qualche miracolo. Il bagno di folla per la processione del santo in miniatura portato su di una piccola vara fatta sfilare per le vie della città. Una processione non autorizzata dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Centinaia di fedeli hanno partecipato alla sfilata contro ogni divieto delle misure anti-Covid. Assembramenti, fedeli senza mascherina e le forze dell'ordine non sono riuscite a contenere l'ammasso di gente sfuggito ai controlli. Nel merito è intervenuta l'Associazione dei Portatori di San Calogero, dissociandosi dai comportamenti di alcuni dei componenti dell'associazione. Gli stessi hanno già presentato le dimissioni e in una nota stampa a firma del presidente Salvatore Pedalino si legge: l'Associazione dei Portatori di San Calogero, unitamente al direttivo e ai numerosissimi iscritti, rappresenta da tantissimi anni un valido punto di riferimento sui momenti principali della festa più amata dagli agrigentini, un'antichissima festa che viene tramandata da generazione a generazione con fede e devozione, alla quale gli agrigentini per la prima volta, causa Covid-19, hanno dovuto rinunciare. E infatti uno dei rappresentanti dell'associazione ha partecipato su delega all'incontro con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza presieduto dal prefetto, con la unanime decisione di sospendere tutte le celebrazioni e la manifestazione della festa di San Calogero. In virtù di tali premesse, questa associazione intende dissociarsi pubblicamente dai fatti accaduti domenica scorsa 5 luglio, allorché alcuni tra i portatori responsabili, successivamente dimessi dalle rispettive cariche, hanno autonomamente preso parte al trasporto di una piccola statua del santo sulle spalle di alcuni bambini arrivata in santuario. Tale comportamento, suscitato dalla fortissima attrazione verso la piccola statua, non giustifica in alcun modo l'atto che calpesta le indicazioni ricevute durante l'incontro in prefettura, incontro e dialogo che l'associazione intende mantenere con le massime istituzioni per affrontare e pianificare nei dettagli le iniziative sulla festa di San Calogero. E conclude: l'associazione informa altresì che nessuno tra i portatori iscritti è autorizzato a indossare la casacca ufficiale per domenica prossima 12 luglio e partecipare a manifestazioni non autorizzate che violino l'inosservanza delle decisioni assunte.